dell'Europa venisse realizzata. Due anni fa prendemmo l'impegno, pochi mesi fa al Palazzo Ducale di Sassuolo abbiamo presentato il progetto, si è chiusa l'ultima parte e virgola burocratica, il prossimo anno potranno aprire i cantieri. Quella sarà una infrastruttura importante, non dico decisiva, ma certamente che contribuirà alla competitività di ciò che oggi la competizione globale richiede, cioè che vuole infrastrutture moderne, veloci e che siano legate al territorio. E la seconda fase è quella che stiamo per completare, la parte burocratica della Cispadana, che passa anche lì per uno dei distretti più importanti al mondo, il secondo nel campo biomedicale, dove colpì il terremoto 5 anni fa e dove la gran parte di produzione industriale è ripartita, ma anche dove ci sono anche lì importanti ceramiche. Questo è il nostro impegno, lo vogliamo fare insieme a voi come abbiamo provato a fare in questi anni, perché se cresce più rapidamente ancora l'Emilia Romagna vuol dire che daremo un contributo a crescere ancora più forte al Paese. Grazie e buon lavoro.